Ha fatto bene a farlo ora. Sì, mi sa che è interessante. Mi sento come se qualcuno mi stesse sbarrando il cervello. Sicuro che il posto sia questo. È l'indirizzo nel rapporto. Va bene. Oh, forza, andiamo. E beh, fallo di sosto in concomitanza con la cosa francese, diciamo molto. Genre, liberté, égalité, per l'androide, allez, allez, sangue blu per noi, allez. Gli androidi più sexy della città. Ecco perché Benissimo. insististe per venire Comunque, anche qui. io sono moderna. Cosa come me sei di scienze politiche? Obbedienza. Io sono moderna, io che ho preso il 28 e mi sei preso le 1776 più comodi dopo 30. E ci sì, pensavo in testa vaffanculo, però davanti di sì, no, grazie professore per il 28. Cioè, non mi rendo, è nervoso. Oh cavolo, ciao bella. Cosa stai facendo? Anche io sono un uomo, sai, 30 dollari, buono 30 dollari, oh. Ah, sei lettere, sei adesso sono moderni in lettere. Comunque, giusto prima mi ha fatto il coso, il questionario di Cyberlife e mi chiedevo, tu faresti l'amore con Android? E ho detto, sì, perché no? Se c'è l'amore. Ah, alla fine penso il voto non conta, se è un voto alto va bene, va in 7, in quanto tu poi sai quello che hai studiato. Anche i cavi qui. Oh, grande. Un cadavere è uno stronzo, meglio di così. Quello che è Ken, il guerriero, Ken è di Barbie. Che famo? Porcalo. Lieutenante Anderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano la droga. Sì? Grazie, l'avete sul tempo. Sono un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Diamo comunque un'occhiata se non è un problema. Avanti, andiamo. Sta cominciando a puzzare di alcol qui. Non te ne intendete. Stronzo. Se non sa, se non sai com'è, scortica. In che senso scortica? Comunque sì, lubrificata magari, stavolta per non fare troppi danni a noi stessi. Ok, andiamo un po', esaminiamo. Allora, analizziamo. Sangue blu, tutti nobili. Oh, Connor, è davvero disgustoso. Potrei vomitare di nuovo. Pier, tipiche sì, loot book, le gallerie. Vieni, si chiama tutto. Andate a danni, danni critici. Mi è messa male, poverino. Ok, andrò esaminato. Oh, andrò esaminare il tizio morto, oddio. Non, meno male che il coperto non è tutto nudo, che schifo. Esaminiamo un po'. Bene. Cosa c'è qui? Ah, il cuore, resto cardiaco. Ovviamente, resto cardiaco. Se lo ricorda, sei Gran Michael? Se lo ricorda? È morto! Quanto mi dispiace! Lì non c'entra controllare, mi sa. Oh, nel collo. Se lo ricorda, ma com'è morto? Ricostruiamo tutto, vai! Ok, Connor, che succede? Vediamo vedere con te. Ok. Non ricorda lei? Ma che è successo? Programma! Ok. Non ha avuto un attacco di cuore. L'hanno strangolato. Già, ho visto le ecchimosi sul collo. Anche senza dimostrargli niente. Il gioco è finito male. Non direi finito C'è male. qualcosa che ci sfugge. Puoi leggere la Occhiali. memoria dell'androide? Per capire che è successo. Posso provare? Può Sulla leggere? fondamenta c'è scritto Michael Graham.
Tutto contento, caro Graham. Ha goduto, Michael? Convertiamoci, ok? Se lo ricorda quello che ha visto lei? Ok, no. Che ha fatto? Il modo possibile per accedere alla memoria e riattivarla. Pensi di farcela? Pensi di farcela? Se riesco sarà solo per un minuto, o forse... Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Un, due, tre, tra, tra. Oddio. Hai subito dei danni e ti ho riattivato. Sta andando tutto bene. Ma è morto. Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi. Ancora. E ancora. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. Eri sola nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due ragazze. Ha detto così che noi eravamo due. Dove è andato l'altro androide? Ha detto qualcosa? Ecco, non ce la facciamo. Ovviamente non ce la facciamo. Momento giusto. Un GPR usa. Puta. C'era un altro androide. Ma più di un'ora fa, chissà dove sarà finito. No. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi. Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Magari è un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Conoscevi la vittima? No, cioè è stato qui forse due o tre volte. Non è prima stata in testimonianza. Fanno il progetto può essere fatto. Hai avuto problemi con l'androide prima? Magari se si fa più, mi saprò un po' tutto nella vita, va. Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità. Può darsi. Se lo ricorda lei la buttava qui di fronte. Hank. Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare. La prego, tenente. Deve fidarsi. Vabbè, ma che ne sa era un perfetto assurdo. Con Yuri ho visto di tutto e più condensato. Dai, dai, dai. Non farà bene alle mie finanze. Sì, prego. Salve, signorina, se lo ricorda, lei. Piacere di conoscerti. Oddio. Seguimi, ti porto nella tua stanza. Ok, adesso. Eccola. Eccola. Ha visto qualcosa? E che parli allora? Il deviante lascia la stanza. Una Tracy dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni due ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Se lo ricorda lei. Ehi, adesso proviamo questo. Prega che vada bene. Eccola. Sta andando lì. Ha visto quella Tracy. So dove è andata. E allora inseguila. Qui ci sono androidi ovunque. Come facciamo a capire che ha visto la Tracy dai capelli? Tu! So da che parte è andato. Tizio! Trovare un altro androide sulla sua strada.
Magari questo magari può aiutarci. Sono diventato giusto. Sì, mi sa che è giusto. Eccola. Salvella. Oddio. Povero Kenk. 30, 60, sono già 90 dollari. Ok, qui. Vorremmo anche a lui. E poi pure maschi, povero Hank. Oh, prima mi avevo avvertito pure i maschi. No, lì. Dove sta andando? Eccola lì, stanza blu. Ma mi esci la stanza blu, ti esci. Allora. Abbiamo anche una donna, sì, Hank, non passa per un pervertito, va. Eccola. Ma guarda, è slacco. Boh. Ok, è un'altra stanza privata qui. Ma non posso entrare, forse. $120 in effetti è assai, povero uomo. No, dov'è? È uscita, quindi devo vedere. Tu! Come quelli maschi io li vedo nel conto, cavolo. Cosa? Eccola. Eccola. Sono staff. So dove è andata. Mi segui. Ah, ma che cazzo, è pazzesco. Ok. Aspetta. Me ne occupo io. Aspetta, me ne occupo io. C'è qualcuno? Sto entrando. Ok, spezzo nel magazzino. Non c'è che la presi dai capelli blu. Presi dai capelli blu. Anche in inglese una mettisti tu. Merda. Troppo tardi. Cosa mi spezzano a loro? Ma è quella lì? È quella lì? No, non è lì. Allora. Ma per me non è scappata. Proprio così. Grazie, beh. Mi fai completamente arrossisco. Un, due, tre, tra. Se lo ricorda lei, le faccio vita da grossa. Guarda, li usano finché non si rompono e poi li buttano via. Allora, lui, lei non ci c'è niente. Ah, RA9, ullala. Sai che lì mi sa? Oh, ma passa! Oh, come faccio a passare? I mortacci! Ma che cosa succede? In effetti hai ragione! Vabbè, non c'è, diciamo, il buco in teoria, cioè non deve essere piacere solo con diciamo con gli orifizi. Non... Legge qua, leggiamo. Ok, primi ostacoli sono tra noi. Meravigliosi. La gente sta male, cazzo. Le relazioni non interessano più. Tutti vogliono un androide. Ti fanno da mangiare, li scopi quando.
quando ne hai voglia, senza preoccuparti delle conseguenze. Peccato che poi finiremo estinti, perché tutti compreranno un pezzo di plastica invece di chiamare un essere umano. Io l'ho vista quella rossa blu, mi sa. E tanti po' pure i robot ci pensano da un altro robot, quindi cioè sono tranquilli gli umani. È lì, c'è guarda qui, è lei. Tocchiamo un altro accesso sangue blu. Allora, se lei entra dalla porta, eccolo, si è fermata qui. Infatti, dalla porta sono di qua. Dove stanno le tracce? Se ricorda la traccia blu, eccola, eccola. Ciao. Oh, ma che cazzo, non ti muovere. Allora sono due. Mi ha sbagliato. Stavolta no. Cosa? Poverino. No. Cammin seria, uno sembra sbagliare uno. E vabbè, tu per pensi sembra quello. Poi sarebbe toccato a me. Avevo tanta paura. L'ho implorato. Smettila. Ma non è niente. Così mi ho messo le mani al collo. E ho stretto. E non si è più mosso. Io non volevo ucciderlo. Volevo soltanto salvarmi. Tornare dal mio amore. Volevo stringere ancora le sue braccia per farmi dimenticare gli umani, la puzza di sudore, le loro volgarità. Dai, andiamo. Siamo amici di Hank. Figo. Ferrero, siamo amici, Ferrero, amici. Secondo me il Terminator ci sta. Se lo fosse meglio era perfetto, però purtroppo non, la persona non esiste sempre. Comunque ragazzi, che dire, ho fatto tanta bella roba. Potevo uccidere, ma non ho deciso di risparmiarli. Vinci lo scontro. Potevo anche perdere lo scontro in teoria.
Però mi ha fatto un bel po' di cose. Se, oddio, quante percentuali hanno fatto? 67%. Non so che fare. Se continuare a fare l'ultimo, si faccia male due ore perfetto, oppure finire qui. Che dite, ragazzi? È il migliore. È il migliore, non esiste. Però si prova sempre a migliorarsi, sempre di più. Comunque dici, Pier, tu che sei il mio mod preferito, sei il mio mod di oggi, che ne pensi? Andiamo avanti? E tu contro Golino, se sei ancora online e se vuoi vedere Terminator. Dopo non mi ricordo che ci fosse, adesso ci, mi sembra lei. Vabbè dai, facciamo altro poco, l'ultimo, che dici? Facciamo l'ultima cara. E sarà tutto qua a cara, quindi lasciamo magari l'ultima cara e poi finiamo qui, dai, facciamo l'ultimo. Come?